consueto appuntamento del venerdì, remix delle città che cambiano, questa settimana ci porta a Vico del Gargano. Ospite in studio con noi Luigi Damiani, operatore turistico, imprenditore, ex amministratore. Con lui iniziamo a raccontare Vico del Gargano perché sappiamo da sempre fra i borghi più belli d'Italia. A Pasqua probabilmente, speriamo, grazie al sostegno di tutti, potrà vincere questa ennesima competizione, rappresenterà la Puglia. Importante la presenza di Vico perché è una sorta di scrigno che al suo interno contiene tutto quello che è poi nel Gargano. Ci sono i mari, i monti, la foresta, i siti archeologici, le chiese, uno scrigno particolarissimo. Sì, infatti, assolutamente. Io ho questa prerogativa di essere in una posizione molto strategica, perché in realtà si affaccia sul mare, con le spiagge di San Menaio, Carerella. Poi c'è questo paesaggio agrario bellissimo che sale dal mare verso il paese, verso Monte, e sono gli uliveti, gli agrumeti, i giardini, come venivano chiamati al tempo. E il paese con un centro storico davvero bellissimo, molto ampio, molto grande, e che ha conservato un ottimo tasso di autenticità. Poi c'è la parte che va verso sopra, verso la foresta umbra, quindi il paesaggio cambia totalmente anche dal punto di vista della flora. E quindi ecco un posto che offre una varietà di paesaggi, di vedute. Senza dimenticare i siti archeologici e le chiese, ci sono una quantità di chiese importantissime. Dico, c'è una tradizione, quella delle confraternite, che ovviamente sono stato lo strumento per portare avanti e per curare in maniera straordinaria tutto il patrimonio anche architettonico delle chiese di Vico, del centro storico. Confraternite in cui tanti giovani sono impegnati, appassionati, mantengono e portano avanti. Sì, è una cosa davvero straordinaria questa, perché questo meccanismo delle confraternite, se vogliamo anche un pochettino il meccanismo della competizione tra le confraternite, però ha il merito di tenere viva questa passione, ha il merito di tenere viva questa tradizione. Quindi vediamo anche dei ragazzi molto giovani che, per esempio, durante il periodo pasquale, il venerdì, che tanto sta arrivando, si vestono infatti da fratelli, fanno le processioni, è una cosa molto bella, davvero molto bella, perché si legge, traspare una passione, un senso, come dire, spirituale molto forte. Tutta questa ricchezza, tutto questo grande patrimonio, tutti questi aspetti dovrebbero far spiccare Vico del Gargano, però abbiamo la sensazione che ancora fatica a trovare la sua dimensione, la sua identità. Come mai, secondo lei? Beh, senz'altro è un problema, come dire, di approccio anche culturale, se vogliamo, perché adesso, per esempio, le nuove generazioni che si stanno emancipando stanno cogliendo un attimo il valore del coordinamento di queste risorse, di metterle insieme, di metterle in rete, di farle davvero patrimonio. E, per esempio, lei prima ha parlato dei borghi più belli d'Italia. E quella è un'occasione anche importante, straordinaria, perché, per esempio, ricevere a volte, ecco, in occasione di festività o in occasione, per esempio, non so, di San Valentino, la Sagra delle Arance o altri eventi di questo genere, è un momento anche importante per far capire a tutte quelle persone che abitano in un raggio, voglio dire, abbastanza accettabile di chilometri, che poi in fondo Vico è un paese ospitale e ci si può venire anche in altri periodi dell'anno, anche nei periodi invernali, anche a passare un fine settimana. È chiaro che bisogna avere coscienza di questo, bisogna migliorarsi dal punto di vista dell'offerta, perché l'offerta di un posto si compone di tante cose, di servizi, oltre che di attrattività del territorio. Certamente, di servizi, di ristorazione. Ormai, per esempio, il turismo enogastronomico, la componente enogastronomica nel turismo non è più marginale, è una componente determinante. E quindi bisogna curarla con grande attenzione, quella. E bisogna coordinarsi, insomma, questo è un pochettino. Adesso il discorso è complesso. È complicato,
Però la sensazione anche lì che c'è questa, c'è la necessità in qualche modo di progettare, programmare, portare avanti un progetto che possa in qualche modo anche arricchire, mettere in sistema, mettere in rete tutte le risorse che ci sono sul territorio per poter dare un segnale più forte. Ah, certamente, prima di tutto bisogna avere, ecco, occhi adeguati per leggere certe cose, per leggerle e leggerle e declinarle nel modo più moderno, attuale possibile. E dove per moderno attuale non parlo di una modernità che faccia rima con tecnologia o con approssimazione. Io parlo, voglio dire, di una modernità che riesca a cogliere alcuni segni, come dicevo prima, per esempio quello dell'autenticità, mettere in risalto il fatto che, per esempio, abbiamo un centro storico che ha mantenuto un altissimo tasso di autenticità. E allora la sfida, poi lei parlava di progetto, la sfida è quella di riuscire a coniugare quello che un centro storico non può più essere con quello che un centro storico non deve assolutamente diventare. Non deve diventare un mercatino finto di artigianato falso, falso locale o falso straniero, non deve diventare una friggitoria a cielo aperto. Ecco, e quindi chiaramente la sfida è difficile perché bisogna trovare un punto d'incontro. Poi, sa com'è, tutti questi argomenti fanno parte di un concetto che è un pochettino quello turistico, ma il turismo poi in realtà non è materia a sé, cioè non è. È un argomento composito. Il turismo si compone di tante cose. Il turismo si compone di servizi, di infrastrutture, di urbanistica, di sanità, di mobilità, trasporti. E quindi, ecco, inserire Vico in un'offerta più grande, come dire, più ampia di turismo, tenendo d'occhio tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato. Adesso non voglio dilungarmi, ma insomma, ma non ci vuole molto a mettere in relazione questi aspetti fra di loro e metterli in relazione con la presenza turistica. Un territorio come quello garganico, che fa 4 milioni e mezzo, 5 milioni di presenze turistiche nell'anno, ha bisogno, per esempio, non so, di un'infrastruttura, ecco, per esempio, ecco, della viabilità che possa portare, credo, questi utenti, questi ospiti in un centro ospedaliero. E allora bisognerebbe migliorarla, perché il nostro punto di riferimento è San Giovanni Rotondo. Quello della sanità è un aspetto che in qualche modo tocca e riguarda parecchi comuni del Gargano, anche perché troppe volte non si considera che un turista che arriva in queste zone può sentirsi male e deve avere la necessità di ricevere delle cure adeguate in tempi, insomma, non lunghissimi. Per cui anche pensare alla mobilità, alle infrastrutture, ma a una rete sanitaria importante, fa parte di turismo anche quello. Perché non pensare, per esempio, a delle strutture che siano in qualche modo vocate a raccogliere anche questo genere di domanda che è importante sul territorio? È un ritardo che va recuperato anche questo. Ma guardi, la verità è questa, credo io, che la realtà è sempre più complessa di come noi ce la possiamo immaginare. Adesso le componenti sono tante. È chiaro che però i problemi, come diceva lei, bisogna comunque cominciare ad affrontarli per cercare di, non dico di risolverli totalmente, ma perlomeno di migliorare le varie situazioni. Io prima forse sono stato un po' troppo sintetico, ma in realtà, in poche parole, volevo dire quello che lei poi mi stava chiedendo, cioè. Ho fatto un esempio, ho messo in relazione al turismo, quindi, ma poi quello è un aspetto che interessa anche la popolazione locale, Certo. ovviamente. Ma per esempio metto in relazione al turismo che fa 5 milioni di presenze in una stagione, parlo del Gargano Nord, quindi, cioè fino a Vieste, diciamo, e con la possibilità e con la necessità doverosa di avere un centro di erogazione di servizi sanitari, che sia un centro Valido, importante, valido, importante, come quello, affidabile. esatto. Il nostro punto di riferimento è San Giovanni. Allora ecco, rientro, faccio una proiezione in un altro tema, che è quello della viabilità, che è quello dei trasporti. Tra l'altro si discute tantissimo in questo momento di questo tema dei trasporti. Uno dei grandi alibi troppe volte è la mancanza dell'aeroporto, ma oltre all'aeroporto ci sono anche le strade, c'è cioè la viabilità ordinaria che in qualche modo anche quella rientra negli interessi e come dire, fa la differenza anche quello. Certo, perciò io dico che è un ragionamento
complessivo, globale, sulla viabilità e sulla, quindi sulla capacità di spostarsi, sulla mobilità all'interno del Gargano, per esempio, deve prendere in considerazione il fatto che bisogna raggiungere, ecco, da parte dal Gargano Nord, una struttura ospedaliera come San Giovanni Rotondo, e magari questa cosa meriterebbe una viabilità migliore di quella che attualmente c'è, insomma, più facile, più agevole, più veloce. Questo per dirle come magari alcune priorità possono che si imporrebbero in realtà, sono il frutto di mediazioni, come dire, coordinamento fra vari settori della vita di tutti i giorni, che compongono anche il tema più ampio e complesso del turismo, in questo senso. Parlavamo prima di competitività all'interno delle confraternite, c'è questo aspetto anche nella politica. Parliamo di politica perché ovviamente chi amministra ha poi la necessità, anche rispetto a queste esigenze, di avere una visione e di portarla, di metterla in qualche modo in pratica. Adesso sono in arrivo nuove risorse, risorse importanti. Anche su questo la nuova classe politica, Vico l'anno prossimo cambierà il suo primo cittadino, ha, come dire, una grande responsabilità. Ce l'ha la classe politica, ce l'ha chi amministra, ma anche i cittadini che poi vanno a scegliere. Su questo è importante, è determinante. C'è già questo clima in qualche modo di preparazione a questa competizione a Vico? Si discute, si è entrati in qualche modo in questa proiezione? Sì, sì, diciamo che si comincia già a ipotizzare quelli che possono essere gli schieramenti, quelli che possono essere anche le ambizioni, le legittime ambizioni di qualcuno di poter guidare la prossima amministrazione. E dicevo bene, la prossima amministrazione sarà fondamentale per Vico, ma credo, ecco, faccio uno sforzo, come dire, mi spingo in avanti, ma sarà fondamentale un po' per il territorio in generale, perché poi ormai non si possono più pensare le amministrazioni solo ed esclusivamente in funzione del proprio territorio comunale, si partecipa ad una visione anche territoriale. E quindi con le risorse che attraverso il sistema della ramificazione territoriale arriveranno, insomma, anche nei nostri territori, bisognerà riuscire ad esprimere una progettualità valida, bisognerà riuscire ad avere una visione complessiva per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda gli attrattori culturali, per quanto riguarda anche la riqualificazione delle strutture turistiche, della riqualificazione urbana. E quindi ci saranno delle belle opportunità che bisognerà farsi trovare pronti, abbandonando anche l'idea, se posso dire, se mi consente, abbandonando anche l'idea che un progetto finanziato possa essere una specie di trofeo da mettere, che ne so, sulla scrivania di un amministratore, perché non è quello. Il problema è fare e ricevere anche dei finanziamenti, vedersi approvare dei progetti, ma su progettazioni reali, valide, che abbiano il loro spessore, che abbiano la loro validità. Quindi non fare le cose giusto per fare, per potersene poi comunque fregiare nel proprio palmarès. Però, insomma, ecco, uno dei grandi progetti, quella che fu una visione in passato e che poi non si è mai realizzata, è stata l'idea di fare del centro di Vico del Gargano un albergo diffuso. Era un progetto che portava la firma di Gaia Olenti, era, insomma, si è discusso tanto, si è parlato tanto di quell'idea. Al momento questo non sembra poter essere più una soluzione, è necessario guardare ad altro. Come si può portare, lui diceva, il centro storico, sappiamo bene cosa non deve essere, come possiamo immaginare un centro storico che mantenga la sua autenticità senza essere però, perché uno dei limiti di questo territorio è che spesso autenticità fa un po' il paio con passato, con luoghi che sono poco curati, poco attenzionati, sanno un po' di vecchio, anche rispetto alle strutture, anche rispetto ai B&B, c'è un'offerta che in qualche modo risente troppo del passato. Anche su questo è necessario intervenire, secondo noi, che ne pensa? Ma senz'altro. Vede, molto spesso lei ha detto bene, ha colto nel segno, nel senso che l'autenticità molto spesso si identifica con l'abbandono, con il senso di abbandono. È anche vero che a volte è proprio l'abbandono che preserva un po' questa autenticità.
Perché, per esempio, in periodi in cui non avevamo, come dire, elaborato una grande sensibilità nei confronti del patrimonio, quindi della conservazione, del valore dell'autentico, magari abbiamo commesso, abbiamo compiuto magari atti dei quali poi, io dico in generale, nel Ci si è territorio, pentiti, e insomma, diciamo. di cui ci potremmo pentire, di cui siamo anche pentiti. Invece quell'abbandono per certi aspetti ne ha anche preservato questa autenticità. Oggi bisogna fare tesoro di questo e quindi cercare di mettere, ecco, di fruire di quel centro storico in maniera, non so, dico in maniera, non voglio sembrare presuntuoso, ma insomma in maniera giusta, in maniera equilibrata, in maniera misurata. Io le devo dire una cosa, durante la mia esperienza amministrativa abbiamo direttamente proprio il primo anno, appena ci eravamo insediati, abbiamo utilizzato il centro storico come contenitore culturale. Io addirittura abbiamo organizzato una specie di kermesse, insomma, si chiamava Gargano Village, cioè era una cosa che aveva il sostegno dell'assessorato all'agricoltura, quindi mettemmo in campo una serie di prodotti di qualità del Gargano, tipici di qualità, con un'offerta culturale anche di concerti, di rappresentazioni teatrali. Io temevo, devo dire la verità, che questa manifestazione, che doveva durare una settimana, fosse addirittura un tempo troppo lungo. Nella mia Invece esperienza di esposizione, io temevo che questa cosa non potesse durare. Invece l'abbiamo dovuta addirittura allungare, perché il centro storico si è rivelato un contenitore straordinario, un grande vocato per attrattore, questo vocato tipo proprio per di attirare le persone, gli ospiti, un turismo sempre, come dire, curioso, mobile, quindi interessato e interessante, a tutte quelle manifestazioni che si sono svolte. Io, ecco, dopo abbiamo avuto tempi diversi, in realtà ci sono stati dei tagli anche molto forti che hanno iniziative. stroncato molte di queste iniziative, però io credo che oggi sarebbe il caso, ecco, di riprendere, reinterpretare il centro storico anche in questo senso. Anche magari con meno lotte di campanile, perché anche di questo soffre il territorio e i territori del Gargano, soprattutto nel periodo estivo, sembra che ci sia un po' una gara a questi cartelloni, questi numeri. Queste presenze, c'è questa eterna diatriba, no? Fra chi fa più numeri, chi fa più visitatori. La scorsa estate, per esempio, insomma, ci sono stati dei cartelloni in qualche modo che hanno così divertito, diciamo, anche un po' fra le polemiche, perché è stata un po' una sfida, una risposta a mettere insieme il programma più bello, con meno soldi, con gli ospiti più importanti. Però se si facesse sinergia fra i comuni, se si mettesse a sistema anche, se si riuscisse a portare ad avere per esempio una città che fa un numero di presenze importanti come Vieste e di là riuscire a portare in tutto il territorio con degli eventi, delle manifestazioni mirate, probabilmente il territorio ne gioverebbe, così come l'economia del territorio, così come il turismo. Invece spesso si resta in qualche modo stritolati un po' da queste guerre interne. È un po' un limite da superare anche questo, la nostra mentalità. Guardi, la verità non so da dove cominciare la risposta a questa sua osservazione, a È questa un po' una conclusione. provocazione, dai. Infatti, no, perché ci sarebbe da. Allora, quello che lei dice è assolutamente vero. Le dico in generale, ecco, che ancora stiamo in una fase transitoria, in una fase in cui stiamo elaborando, come classi dirigenti, come classi politiche, stiamo elaborando la cultura del territorio, la cultura dello stare insieme, perché molto spesso. Ecco, non siamo stati pronti a rispondere a questo tipo di sollecitazioni. Per esempio, ci sono ormai degli assetti, dei quadri normativi per alcune materie, come per esempio i servizi sociali o come per le prospettive di sostenibilità, la gestione dei rifiuti, ecco, che ci impongono addirittura di collaborare, di stare insieme fra vari comuni e di avere una visione. E molto spesso non siamo riusciti a cogliere queste opportunità, ma abbiamo trasformato queste assemblee comuni in queste piccole battaglie, queste lotte che poi, se vogliamo, fra poveri, fra virgolette, perché
per riaffermare un maggior finanziamento a noi piuttosto che ad altri, un servizio in più a noi piuttosto che ad altri. E sono concetti. Questo chiaramente anche poi nel campo dell'offerta integrativa del turistica, turismo, perché culturale. sai, il turismo è, come dicevamo prima, materia composita, si compone principalmente, consiste nella fruizione di quelli che sono i beni ambientali, il mare, il sole, la foresta o più o meno la campagna. Ecco. È chiaro che noi cerchiamo di integrare. Io non sono, adesso le dico un'opinione mia, personale, non sono nemmeno un fautore della offerta infinita di eventi, di cose. Quando qualcuno magari dei miei ospiti in qualche giorno viene a me e dice ma oggi non c'è niente da fare, io dico appunto, sei in vacanza, cioè non ci deve essere certe Necessariamente volte qualcosa da necessariamente fare. qualche cosa da fare. E quindi perché un pochettino siamo, come dire, di questi tempi sembra ridicolo dirlo, ma siamo anche un pochettino terrorizzati dalla noia, no? Siamo, abbiamo tutti paura di annoiarci, quando invece la noia molto spesso, voglio dire, Stimola il pensiero. sì, è come dire, un territorio anche da può frequentare, insomma. Per quanto riguarda le attività culturali, è la stessa cosa. Io devo dire la verità, un pochettino rimpiango. Cioè, mi dispiace che non ci sia più l'ente provincia, perché la provincia per un territorio come il nostro È un po' un collettore. sì, era un collettore, era, o perlomeno poteva essere, poteva rappresentare Provava a tenere insieme. esatto, un assessorato provinciale e sicuramente più di un comune, perché il comune, ecco, davvero comunque poi ha anche dei limiti, mentre invece, a differenza di quello regionale che è troppo ampio, è troppo grande, l'ente di prossimità provincia poteva davvero fungere da coordinamento Si per teneva tutto. insieme un po' Esatto, le tenere insieme e esigenze di magari a tutti. volte io mi auguravo anche imporre a tanti comuni il fatto che l'offerta culturale Fosse in qualche modo potesse in qualche legata. modo coordinarsi, coordinarsi. Certo, questa offerta integrativa di turismo io credo debba essere, come dire, intrattenimento, ma anche intrattenimento che può avere anche un buono spessore culturale, può essere anche qualche cosa che ci lasci riflettere, che ci diverta, ma che nello stesso tempo, voglio dire, ci faccia pensare a qualcosa, ci faccia anche conoscere meglio il nostro posto, il nostro territorio. Poi, per carità, c'è anche questa cosa, io nel mio mestiere di imprenditore turistico, qualche anno fa un capo animatore mi ha insegnato una parola, il divertentismo. Io sono rimasto, come dire, stupito da questo concetto. E comunque c'è anche quello, c'è anche per divertentismo intendiamo proprio quel divertimento così leggero, quasi Leggero. senza nessuna stratificazione ulteriore, che va bene anche quello, per carità, del tutto legittimo, Soprattutto in anzi, vacanza ci soprattutto vuole. in vacanza, soprattutto in vacanza. Però ecco. Ritengo che l'opportunità migliore sia quella di coordinare i vari territori. E guardi, lei prima per esempio ha parlato di Vieste, io sono perfettamente d'accordo, anche se purtroppo le distanze in certe situazioni contano tanto, specialmente in un contesto in cui la mobilità è macchinosa, il trasporto Difficile. pubblico è difficile. E allora ecco, già per esempio non so, nel nostro caso, già 3-4 comuni, come per esempio Peschici, Vico e Rocca, che si I mettono tre insieme più magari i vicini, in tre più qualche vicini, modo. ecco, che riescano in qualche modo a Beh, l'estate scorsa coordinarsi. c'è stato un esperimento, che è stato quello estivo fra Vico e Peschici, di questo Tra Vico cartellone e Peschici condiviso a fine sì, sono due o estate. tre anni. Poi va bene, c'è stato anche ovviamente la parentesi del Covid che ha reso tutto più difficile. Però, per esempio, nel 2019 c'è stato il primo tentativo di un festival Gargano del giornalismo ideato da una grande risorsa, secondo me, del nostro territorio, che è Michele Afferrante, un nostro concittadino che si occupa di cultura, insomma, in Che ha generale. portato dei nomi, insomma, belli, Beh, ha portato dei nomi importanti, spessore interessanti, sul importanti. territorio. Lui hanno collaborato anche delle associazioni con lui, con i comuni di Peschici e di Vico. Io mi auguro che queste siano iniziative che possano trovare Continuare. maggiore. Tra l'altro Esatto. l'estate, insomma, la prossima stagione è alle porte, per cui è il momento di pianificare, cominciare a Sì, guardi, ragionare. le devo dire la verità. Io mi occupo anche di una piccola associazione, la Proloco di San Denaro, che come dire, tenta di organizzare degli eventi estivi, delle cose così. Però
Però questi 2 anni sono stati 2 anni difficili, quindi anche se poi d'estate la pressione, le cautele diminuiscono, quindi le cose. Però purtroppo per fare delle cose anche belle, insomma, tra virgolette direi importanti, le cose vanno organizzate purtroppo prima, con mesi di anticipo, pensi a delle mostre, a delle Certo. rassegne, a dei festival. E chiaramente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, che ci sono stati Queste di più grandi aprile, incertezze è anche sul difficile, futuro, esatto, avere certo. la possibilità di immaginare di organizzare questi eventi. Ci auguriamo allora che insomma questa sia un'estate più felice dal punto di vista della serenità e anche del turismo. E nel frattempo poi c'è sempre la possibilità, come diceva, di passeggiare in questi giardini meravigliosi, che sono questi agrumeti. Tra l'altro lei quando era amministratore ha dato vita insieme ad altri imprenditori a un consorzio che ancora adesso porta avanti il prodotto tipico del territorio con un importante risvolto sia dal punto di vista economico che di immagine, nonostante la produzione sia appunto limitata, non sia molto estesa proprio per la conformazione geografica di questi giardini che sono un attrattore turistico anche quello, sono belli da vedere, da visitare. Certo. Sì, io mi sono occupato, diciamo, con altri amici, con imprenditori, con, come dire, Del territorio. attori del territorio, il professor Nello Biscotti, l'avvocato Ricucci, negli anni in cui non ero, un po' prima, diciamo, verso la fine degli anni 90, all'inizio del 2000, abbiamo dato vita a questo consorzio, insieme anche al supporto di un'associazione come Italia Nostra. L'allora presidente, l'attuale ancora presidente Menuccia Fontana, e con l'aiuto del Parco Nazionale del Gargano, anche con l'aiuto di Matteo Fusilli e dell'associazione Slow Food, perché abbiamo avuto un grosso sostegno allora dell'associazione. E la questione è partita proprio da un'esigenza di carattere ambientale, tutta questa iniziativa, perché in realtà la coltura agrumaria aveva, come dire, generato un paesaggio davvero straordinario, Da quello dei gerani. preservare. Esatto. E quindi l'unico modo per preservare quel paesaggio, quei terrazzamenti, i canneti, era cercare di recuperare l'economia che lo aveva generato, perché poi alla fine, se no, gli interventi sono Certo, sarebbero sempre. stati. Sì, avevano lasciato il tempo di trovarlo. E quindi fu allora che decidemmo di mettere insieme questo consorzio e di valorizzazione e tutela degli agrumi del Gargano, consorzio che poi ha ottenuto anche il marchio IGP per l'arancia, per il limone, e che tenta di rimettere in moto questa economia proprio per preservare anche l'aspetto naturalistico, paesaggistico. Ed è anche un grosso attrattore, perché non solo nei mesi invernali, ma anche d'estate, Certo. bellissimo, le escursioni in questi giardini sono bellissime, meravigliose. E di questi giardini parliamo nella nostra puntata di Vico del Gargano, che naturalmente vi riproponiamo. Vi portiamo allora attraverso le strade di questo borgo, vi portiamo a visitare alcune chiese e ringraziamo il nostro ospite Luigi Damiani per essere stato con noi. E allora noi ci vediamo venerdì prossimo per la prossima puntata del nostro remix. Buona visione con Vico del Gargano. Vico del Gargano sembra sempre un luogo in bilico, un luogo a cui manca il coraggio per volare. Vico del Gargano, come San Menaio e Calenella, sono mete atipiche. Abbiamo provato a raccontarle attraverso gli occhi di un bambino che aveva 8 anni e veniva a passare l'estate a Calenella. Stefano Bezzi di Ravenna, consulente di banche d'affari, ma sin da piccolo in vacanza a Vico del Gargano. Prima in vacanza da piccolo, oggi proprietario insieme alla sua famiglia e gestore di un campeggio a Calenella. Tanti anni in cui ha visto questo luogo cambiare. Che ricordo ha di quel periodo, da quando veniva qui da bambino fino ad oggi che lo sta guardando con occhi da adulto? Ma diciamo che Vico del Gargano è una parte fondamentale della mia vita, una mia seconda residenza, se vogliamo anche una mia seconda identità, perché nostro padre aveva comprato delle aree qui nei primi anni 60
e dei primi anni 70, una di queste aree che era stata adibita a una proprietà privata sul mare per uso personale fu aperta al pubblico su spinta delle forze dell'ordine locali per problemi igienico-sanitari quando tanti si accampavano da tutte le parti. Poi, fra alterne vicende, questa attività è stata sempre portata avanti, ne è stato fatto un fatto professionale, per cui siamo qua ancora. È diventato uno dei posti più frequentati, tra l'altro, di questo territorio. È una delle strutture più importanti del comune di Vico del Gargano, della fascia fra Peschici e Rodi, e continuiamo a portarla avanti, con passione anche a svilupparla. Abbiamo in programma dei programmi già avviati per fare dei boschi didattici, per fare delle aree verdi, dei prati con le piante edibili, con legame col mondo della ristorazione, quindi quando ci si è dentro si va avanti, insomma, l'attività è così, o si molla o si continua a crescere. Altro, c'è anche sua mamma che c'è nostra mamma, siamo un nucleo, mio fratello, io e nostra mamma che ultra novantenne ha ancora una grande passione, ancora una figura istituzionale che tanti la ricordano dei primi anni in cui venivano qua, e quindi viviamo questo posto con la convinzione di stare bene, di fare un'economia per far sopravvivere l'attività e di raccogliere tanti amici in uno spirito di ospitalità e di piacere di incontrarsi come è stato a suo tempo. Ecco, quindi. Imprenditori di Ravenna con legami e amicizie nel mondo della finanza, e quindi spesso avete ospitato, avete accolto amici che venivano da fuori. Con che occhi hanno guardato questo territorio? Che tipo di approccio hanno avuto? Ma chiaramente il primo approccio per chi viene la prima volta è una natura da un impatto straordinario, quindi un coinvolgimento totale nelle bellezze del posto, e il primo impatto è quello. Poi l'imprenditore ha qualcosa nel DNA che vuole fare, la convinzione di poter fare tante cose perché vede che ci sono secondo loro le potenzialità. Poi si rendono conto che alla resa dei fatti non è così. Cos'è che blocca questo territorio, perché sembra che manchi sempre una spinta per arrivare poi a trovare la sua identità? Io penso che il punto sia proprio questo, la mancanza di una strategia territoriale vera, la mancanza di un'identificazione in un target di clientela da portare qua, ma soprattutto da identità da voler sviluppare, perché per esempio è un parco nazionale il Gargano. I turisti non se ne rendono conto, almeno i nostri. La percezione di essere in un parco nazionale non si realizza. Io, fra i tanti ospiti, ho avuto amministratori di parchi nazionali importanti del centro e nord Italia che hanno chiesto di poter incontrare i rappresentanti del parco, non sono riusciti a incontrarli. Poi alcuni giornalisti sono venuti, li hanno intervistati e hanno raccontato tutto quello che secondo loro mancava. Mancava un piano del parco, mancava un brand dei prodotti del parco, mancavano tante cose che potevano fare, che erano quelle poi che consentono a un territorio, a un ente, di poter fare da trainante per investimenti privati, perché quando c'è l'accompagnamento di una volontà forte di volere determinate cose, allora gli imprenditori investono. Quando non c'è la copertura politica in senso generale, tutto si perde, si sfalda. Si perde l'entusiasmo, si perde la volontà di fare. Ecco. Poi non è un territorio per attività di grandi imprese, il Gargano ovviamente, questo è, però qualcosa in più si potrebbe fare, ma dipende da una volontà dei cittadini innanzitutto, dalla voglia di affermarsi sul posto, dal crederci, e quindi questo. Un territorio come Vico del Gargano, per esempio, vedrei una presenza dell'Università di Foggia, perché un territorio che va dalla foresta fino al mare non possa avere dei centri di presentazione importanti. Poi, in particolar modo adesso, con l'avvento della digitalizzazione, con l'importanza che si è vista in periodo di lockdown, avere tutto un territorio anche digitalizzato, ma digitalizzato nel senso di tutto documentato e tutto accessibile,
raccoglierebbe molto di più. Certo, lo smart working è importante, poi ci sono dei nuovi posti che si stanno candidando proprio a diventare dei posti eletti per persone che vengono qui per lavorare, ma devono ovviamente avere le potenzialità e le infrastrutture, anche quelle digitali, per poter accogliere questo tipo di esperienza. Lo smart working, il concetto del south working, non è una chiacchiera. Noi abbiamo visto negli anni i ragazzi che venivano, ci chiedevano una connessione più forte per una riunione, per un evento, adesso vengono, passano tutta la giornata lì, quindi svolgono veramente un'attività di smart working in un contesto diverso, con una qualità della vita diversa, dei prodotti, tutto quanto, quindi le potenzialità certamente ci sono, ecco. Se ci fosse una maggiore strategia del territorio, maggiore sviluppo di una volontà di scelte economiche di fondo, però sai, dipende da tanti fattori. Una delle strategie è uno dei treni su cui forse il territorio non è salito, non sappiamo, perché non possiamo dire se è stato un bene o un male, era l'albergo diffuso che portava la firma di Gaia Olenti. Ma sì, io devo dire che ho sentito parlare di questo albergo diffuso, andai al suo tempo a partecipare a un incontro, poi in tutta onestà non ho mai visto uno schizzo, non ho mai visto un disegno, quanto fosse realmente concreta quella possibilità non sono in grado di valutarlo, però come idea certamente... Deve essere un'idea per far vivere il centro storico anche d'inverno con attività che non fossero legate al turismo prettamente balneare, quello estivo. Io penso che il punto di fondo sia la coesione economica, quando un'attività riesce ad essere trainante per altre. Cioè, noi nel nostro piccolo, il nostro campeggio insieme a quello della famiglia Damiani ha fatto da base su Calenella per lo sviluppo di piccole masserie, di piccole realtà, di bed and breakfast che piano piano si sono appoggiati a noi e hanno trascinato quella piccola economia che è quella di Calenella. E lo stesso discorso è per altre iniziative, ecco, quindi l'economia del territorio prima ancora dell'economia della singola iniziativa. Come è cambiato il turismo in questi anni e come sono cambiati i turisti? Come è cambiato il turismo? Sono diventati più esigenti, cercano altre cose oltre al mare. I turisti sono sempre, ogni tanto, più esigenti. Certamente siamo passati da un turismo degli anni 70 dove bastavano il sole, il mare, un posto letto, a un turismo di gente che chiede servizi, chiede parchi a tema, chiede una ristorazione di qualità, cerca adesso un turismo esperienziale, vuole provare, vuole andare nei caseifici, vogliono fare i casari, vogliono andare nelle cantine e fare i cantinieri, quindi credo che l'esigenza del momento sia quella di riuscire a fare vivere un territorio in quello che è, quindi tutte le cose belle della sua vita, del suo artigianato, del suo artigianato agroalimentare in primis, della cucina. In questo devo dire che anche il territorio del comune di Vico del Gargano ha fatto dei passi notevoli, perché io ricordo negli anni 70 c'era San Menaio, questo ristorante di Peppino Michi, di suo padre, che fece scuola, poi a Vico la ristorazione era molto fiacca, al di là di qualche pizzeria. Adesso ci sono tanti ristoranti di giovani, tante pasticcerie di giovani, per cui c'è stata una bella crescita in questo. La realtà che io ricordo e che mi stupì quando cominciai a venire fine anni 60, primi anni 70 qui a Vico, erano questi muli parcheggiati sotto casa e questi signori, spesso anziani, che prendevano, partivano all'alba, andavano in campagna e rientravano col loro mulo. Poi il mulo è stato sostituito da una Pecar Piaggio, la Pecar è stata sostituita da una Panda 4x4, adesso sono gipponi. Adesso sono gipponi perché anche l'agricoltura è cambiata notevolmente, quindi, cioè, vediamo molti ingegneri insomma nei campi. Sì, quindi Vico è un paese che comunque si è molto sostenuto, direi che nel Gargano Nord si è un po' rimasto quello che ha più vita, anche d'inverno c'è più movimento e bisogna riconoscere che tante cose sono state fatte, che anche tanto arredo urbano, tante infrastrutture, nelle strade, nelle illuminazioni sono state fatte. Ecco. Che tipo di stagione sarà quella che ci apprestiamo a vivere? Ma io penso che proprio per effetto del lockdown, per effetto di questo problema del virus, possa essere un'ottima stagione per queste zone, perché il tema principale delle vacanze è fuga dalle città.
quindi le aree periferiche dell'Italia, si svuotano. Soprattutto quelle del sud, sul mare ne beneficiano. Le città d'arte avranno i loro problemi, ma queste zone possono certamente camminare. Sono momenti per raccogliere delle opportunità notevoli. Io nel corso dell'inverno ho visto che San Menaio, non posso dire ci fosse tanta gente, ma c'era gente, quando gli altri anni era un paese fantasma. Questo vuol dire che tanti che avevano la seconda casa abbandonata e dimenticata hanno scoperto che era un bene che poteva avere un valore e potevano viverlo. Ci si può anche vivere a San Menaio, non è un posto solo da 20 giorni di Ferragosto. Quindi riuscire a cogliere un po' quest'onda, riuscire a capitalizzare un po' più questo momento con un miglioramento della qualità dell'offerta, un miglioramento dei servizi e soprattutto rendere fruibile e accessibile questo territorio con dei centri di documentazione, con una presentazione. Oramai i parchi nazionali in tutta Italia spostano masse di turismo internazionale che viaggia solo nei parchi nazionali, con dei centri di documentazione dove uno, mettendosi a un computer, può vedere tutto, conoscere tutto, e poi iniziano le visite fisiche, si fanno i virtual tour. Ormai siamo in una stagione di webinar, di tutto prima online e poi si va nell'esperienza diretta. Quindi credo che questa sarà la strada da seguire. Io penso che questa sia una strada concreta, al di là dei pronunciamenti, delle parole, delle strategie, un fatto immediato che naturalmente anche questo comporta investimenti. Perché riuscire a documentare un giardino, riuscire a farlo vedere in un certo modo, c'è qualità e qualità dell'approccio nel video, nella grafica, nella presentazione, negli audio. Voi siete il vostro mestiere, lo sapete. La qualità di un'intervista dipende dall'intervistatore, dall'audio, da tutto. È tutto quello che concorre a far sì che la qualità dell'immagine, del prodotto finale, sia di alto livello. Alla fine viviamo in una realtà in cui prodotto e comunicazione sono una cosa unica. La comunicazione non è la parte di presentazione del prodotto, è una componente del prodotto. Questo è quello che penso io. Allora, siamo ottimisti e ci auguriamo davvero che il territorio possa crescere, svilupparsi e valorizzare tutte le bellezze che vediamo intorno a noi. Il territorio può certamente crescere, svilupparsi e certamente può tutelare le bellezze. Quanto sia necessario che cresca e si sviluppi è tutto da vedere. Quanto sia importante che rimanga bello, penso che lo condividiamo tutti questo. Tantissimi auguri a Vico San Menaio per la sua bellezza che la conserva. E affinché il territorio cresca è necessario fare appello alle forze intellettuali della città che si siedano attorno a un tavolo e recuperino quell'antica sete di cultura e di ricerca che ha fatto di questo luogo un luogo illuminato. Vico del Gargano tanto tempo fa è stata sede dell'Accademia degli Eccitati, un amore per la conoscenza, per la cultura, per lo spirito di osservazione. Che cosa è rimasto di quelle intenzioni di quei dottori, di quei chimici, botanici e studiosi? Non è rimasto assolutamente niente, perché quello è un tempo il più bello del Gargano, perché per la prima volta degli intellettuali, non solo, ma studiosi del territorio, di interessi diversi si mettono insieme e hanno nobili intenti, ma li univa un amore per la scienza. Siamo in tempo di pieno illuminismo, ma sotto poi c'era l'amore per il Gargano, questo riscatto atteso da allora che non c'è mai stato. Un amore che va recuperato assolutamente, L'amore rimane, perché voglio dire, ci sono ancora garganici che spendono la loro vita per studiare, perché Gargano è un territorio, diciamo, una sorta di osservatorio speciale per capire un po' dinamiche territoriali anche. Rimane questo, ma il dinamismo culturale ormai non c'è più, perché Vico del Gargano è Gargano, significa che siamo all'interno della regione Puglia, se la vogliamo valutare, se vogliamo pensare delle aree su un piano della qualità della vita in termini di servizi, ecco, il Gargano, Vico in particolare, sono zone interne, sono comuni ultraperiferici, dove vuol dire che la
qualità della vita è al minimo, perché per ciò che riguarda lo sviluppo Puglia, come sempre come qualità della vita, il centro è Bari, ma noi abbiamo vere e proprie periferie. Ma il caso Gargano-Vico non è un, quindi è una questione all'interno della Puglia, dell'Italia meridionale, ma è una questione italiana, cioè dei comuni che stanno morendo. Noi abbiamo, ed è diventato un fatto questo giornalistico, oggetto di inchieste giornalistiche, io posso parlare dal mio punto di osservazione di studioso. Lei tra l'altro è uno studioso, uno dei maggiori esperti di erbe spontanee. No, ma perché quello è un aspetto di quello che vogliamo raccontare di queste realtà, che stanno morendo, ormai si parla proprio di una morte non solo culturale ma anche fisica di quella che è la realtà italiana, che è una realtà di comuni borghi. Se 9.000 sono i comuni in Italia, 6.000 vivono questa problematicità ed è ancora più accentuata nel meridione. Morte significa che non c'è più ricambio generazionale, spopolamento notevole, l'aspetto demografico è ha raggiunto livelli drammatici, ma anche la qualità della vita si è abbassata moltissimo, e soprattutto per la qualità della vita intesa soprattutto per gli anziani che vivono poi queste realtà periferiche. Adesso per capire il presente devi fare il salto nel passato. Il passato non era questo tipo. Com'era? Il passato di un comune come Vico del Gargano era di una economia locale costruita tutto sull'attività agricola. Quindi non solo i paesi del Gargano, Vico, ma tutte le piccole realtà comunitarie dell'Italia erano costruite le loro economie su un'agricoltura. Il dramma è che si è smantellato questo sistema economico che poi creava artigianato, eccetera, e in alternativa non è nato niente. Questo è il dramma di queste realtà italiane che aspettano ancora una soluzione alternativa a quella che era la loro matrice non solo economica ma anche poi culturale, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato, e noi parliamo già di realtà come il Gargano, che hanno queste finestre turistiche che gli crea... turismo poteva essere un'alternativa, sì, all'agricoltura. Il turismo non sarà mai una soluzione alternativa, se non qualcosa che si integra con un sistema economico che va creato, che non c'è più, perché mancano, non solo a Vico, le politiche locali di sviluppo. Questo manca, che un piano, una visione. Manca una visione del territorio, perché non c'è più, forse neanche la competenza, perché sono questioni complesse, perché qui si parla di paesaggi, di beni culturali, di beni dove qui sono grandi serbatoi e questo richiedono competenze e quindi azioni mirate che vengono fuori solo se c'è una visione del territorio. C'è una mancanza da parte anche della classe dirigente? Beh, la classe dirigente è quella che esprime quella che sono i tessuti sociali che ci caratterizzano ormai, dove non c'è più gioventù, abbiamo queste scuole superiori che sfornano, noi abbiamo educato generazioni per farle che sono andati via. Sono andati via e quindi non c'è il ritorno. Quindi l'alternativa all'agricoltura, che ha costruito tutto il substrato, non solo economico ma anche culturale, non c'è ancora, e nella si trova se non ti metti a studiare, perché le competenze ci sono nel Gargano, basta coinvolgerle, basta utilizzare per pensare a quel maledettamente ripetuta frase sviluppo sostenibile, perché qui si possono veramente sperimentare, poi siamo in una dimensione parco e questo dovrebbe agevolare moltissimo queste sperimentazioni. Agevola che non o limita essere all'interno limita di un proprio, parco? Proprio, voglio dire, noi siamo un territorio, il Gargano, dove veramente si può sperimentare uno sviluppo sostenibile, perché hai una natura incredibile, e allora qui la storia ha dimostrato che questa natura è anche frutto delle attività umane, non è una natura selvaggia. La natura del Gargano è un esempio straordinario di una interferenza continua tra uomo e natura, cioè, ed è il massimo. Quindi i nostri nonni avevano messo in pratica lo sviluppo sostenibile, e che noi non lo riusciamo più a pensare, e né, perché è problema, non è questione semplice, è complessa, ecco perché richiede tavoli di lavoro continui e permanenti che non,
non ci sono. C'è perché una difficoltà a mettersi insieme, a fare questo sistema. Questo è l'altro problema forse dell'Italia meridionale, mettersi insieme, perché qui due o tre persone insieme è difficile che li trovi che pensano insieme, cioè, quindi poi i tempi che viviamo con una mancanza di ideologie, di riferimenti ideologici, questo peggiora ancora di più le cose, perché l'individualismo e il cinismo ormai che dilagano, ci appartiene come società. Che futuro intravede? Io il futuro lo intravedo, perché noi abbiamo da spendere moltissimo su quello che è il tesoro italiano, che è la sua ricchezza culturale. E questa ricchezza culturale si costruisce fondamentalmente anche soprattutto sulle piante, perché io parlo adesso anche da etnobotanico, dove ci interessa capire questi rapporti tra comunità umane e piante, e qui si sono costruite delle bioculture straordinarie. Ecco il mio interesse per le erbe selvatiche, cioè l'erba selvatica è un elemento di queste bioculture che hanno costruito, poi hanno strutturato la cultura locale, cioè un interesse per il cibo selvatico. E qui il Gargano, la Puglia, ha da raccontare storie uniche al mondo, perché siamo una regione molto molto legata a questo cibo selvatico che oggi è moda, no? Vai in Gran Bretagna, sanno di lampacioni, sanno di orecchiette. Anche questo può essere un volano di sviluppo per il territorio? Io non immagino, non c'è un volano, c'è un'idea di economia integrata dove tutto si costruisce sull'apporto di piccole componenti che poi strutturano il tutto. Così ha funzionato, storicamente ha funzionato, perché Vico era riusciva a esportare agrumi, riusciva a esportare oli, riusciva a esportare frutta, perché eravamo qui. C'è stato un tempo, c'è stata una generazione di garganici che aveva intravisto nel mare una finestra commerciale, quindi in tempi in cui il Gargano era completamente isolato, questi capiscono che possono aprirsi questa via commerciale con la Dalmazia, con Trieste. La capitale nostra era Trieste, la capitale anche culturale, qui c'era una nobiltà che andava a comprarsi la cristalleria di Bohème a Trieste, oppure si andava a comprare il trench, perché era quando c'è stata l'inversione di tendenza? L'inversione di tendenza c'è stato quando l'Italia ha voluto smettere di essere agricola, con gli anni 50 e 60, quando comincia lo sviluppo industriale, che lo si costruisce smantellando tutto il sistema agricolo, che era tradizionale, storico, che andava migliorato, ma non smantellato come abbiamo fatto noi in Italia, perché questo poi ha significato non solo l'abbandono dell'attività agricola, ma ha significato l'abbandono del territorio. 5 milioni di persone lasciano il sud dal 1960-75, quindi è un esodo di massa che spopola questi paesi. E gli devasta intanto nelle strutture economiche, perché poi non reggono più, perché quando hai tolto l'attività agricola in un paese come questo, che riusciva a caratterizzarsi per una produzione agricola diversificatissima, dal fico d'India al castagno, quindi questo significa che abbracci un po' tutte le produzioni tipiche agricole, non solo mediterranee ma anche continentali. Una volta che hai smantellato questo, viene meno l'artigianato, viene meno la bottega, poi arrivano i centri commerciali anche qui e ovunque, e poi si arriva a una omologazione del cibo. Questo poi è l'altro aspetto drammatico, che si devasta anche i patrimoni gastronomici che poi ci avevano reso famosi, no? La dieta mediterranea è un esempio di un tema, di un cerchio, è un esempio di tradizioni gastronomiche che poi avevano avuto anche un effetto salutistico, che poi lo dovranno scoprire gli americani. Questo è il paradosso. E in queste diete mediterranee, garganiche, pugliesi, c'era la diversità, questo era il pregio. E quindi non c'era solo il legame con il vegetale in sé, ma con quello selvatico, e il vegetale non era la mela, la pera, ma 50 tipi di pere diverse, di mele diverse. Ecco perché poi la dieta mediterranea si rivelerà quella che poi
lo studio, la ricerca lo tira fuori, no? che fa bene perché fondata sulla diversità, contrariamente ai nostri costumi alimentari di oggi che sono cambiati completamente. Se dovesse dare oggi una definizione di identità di Vico, che parola sceglierebbe? Ma io direi di intanto di un'identità storica sicuramente che fa parte, che in pratica un tassello di quella che è la storia anche antropologica del Gargano, no? Di queste comunità che si sono sempre mischiate. Qui abbiamo tante testimonianze di come poi queste realtà costiere si aprivano a queste ondate migratorie che hanno portato all'integrazione ma anche all'arricchimento. E poi ci sono queste identità storiche tipo l'Accademia degli Eccitati, che è un bel marchio, insomma, che sottolinea come questa comunità aveva orizzonti abbastanza lunghi che poi si sono molto accorciati. Speriamo si possano recuperare. Io sono convinto di sì, bisognerebbe che il Gargano capisca, sì, si dice che debba fare sistema, ma io lancerei un appello come al solito alle forze intellettuali del Gargano che capiscano che c'è bisogno di loro, insomma, perché i tavoli di lavoro hanno bisogno poi di competenze. Al lavoro Michele Lauriola, che dirige il mensile Fuori Porta, una voce per tenere insieme le diverse anime di Vico del Gargano attorno al recupero delle tradizioni culturali, come il culto per il santo patrono, e di stimolo allo stesso tempo alle istituzioni a fare sistema. Un giornale è un osservatorio privilegiato per raccontare i fatti e per descrivere i luoghi. Il direttore del mensile Fuori Porta, Michele Lauriola, ha questo compito di raccontare anche un territorio. Com'è cambiato questo territorio in questi anni? Il nostro territorio è votato al cambiamento, perché comunque è un territorio che ospita il turismo e quindi è aperto, vengono persone da tutto il mondo e per forza il cambiamento deve avvenire, perché altrimenti dovremmo preoccuparci. Vico del Gargano è tra il mare e la montagna, si trova in un posto strategico, in un posto che fortunatamente ci dà la possibilità di vivere la stagione estiva, però nello stesso tempo offre la possibilità anche di dare lustro a tutte le tradizioni, le manifestazioni, gli eventi culturali che durante l'anno caratterizzano questo paese. Ricordiamo che Vico del Gargano è ricchissima di chiese anche importanti. Vico del Gargano ha 12 chiese e vanta anche il terzo cimitero monumentale extramenia, cioè nel senso che Vico del Gargano vanta un primato europeo. Parliamo comunque di un posto straordinario, la collina del Monte Tabor. Parlavo di chiese non a caso, perché? Perché Vico del Gargano, oltre ad avere come santo patrono San Valentino, ha un altro grande evento religioso, che è quello della Settimana Santa. Un po' diversa da tutta la Puglia, una Settimana Santa particolarissima. E chiaramente l'unicità di questa Settimana Santa sta nel canto polivocale. Quindi qualcosa di unico ma anche di intrigante. C'è gente che viene veramente da tutta Italia per assistere al Venerdì Santo a Vico del Gargano. Purtroppo sono 2 anni che non si può più. Dobbiamo fare a meno di questo. Dicevo, tra il mare e la collina. Però è vero anche che questa fortuna, questa collocazione geografica è anche un po' il suo limite diventa. Diciamo che non siamo stati bravi a potenziare questa fortuna, a farla diventare produttiva. Mi spiego. Io ritengo che tutto l'ambiente rurale ed extrarurale è rimasto così come i nostri nonni lo hanno lasciato.
E mi riferisco alle casette, per esempio, alle casette rurali. Immaginate in questo momento così strano di turismo, magari esperienziale, anche se vogliamo diverso dal solito perché in tempo di pandemia. Come sarebbe stato bello poter ospitare famiglie intere in queste casette che offrono di tutto, dall'arancio al limone, al frutto di stagione, a una capacità ricettiva che si colloca tra il mare e la collina. Prendi la macchina e stai a 5 minuti dal mare, vuoi stare al paese e lo fai in 3 minuti. Ecco, questa è la vera fortuna. Cosa è mancato? Beh, di solito i successi hanno un sacco di paternità e di maternità. Poi, quando dobbiamo parlare di insuccessi o di mancanza o di quello che non è stato, non è giusto dare la colpa a un singolo, perché in realtà un singolo non ha questa colpa. Io invece ritengo che sia un problema di classe dirigente. Noi siamo passati da un posto isolato geograficamente, mi riferisco agli anni in cui non era possibile arrivare con comodità. Forse ancora oggi non è possibile, nonostante la strada a scorrimento veloce e nonostante la ferrovia. Però è anche vero che c'è un vantaggio e uno svantaggio. L'isolamento ha portato a conservare una natura, tra virgolette, intatta, che è comunque una grossa attrazione. Tra l'altro molto apprezzata da alcuni turisti che scelgono proprio questi luoghi perché trovano una natura incontaminata, fanno un tipo di vacanza al campo in campeggio, quindi molto vicina alla natura. Quindi che cosa dovremmo fare? Dovremmo abbinare al turismo balneare un turismo alternativo. Vico del Gargano potrebbe candidarsi come luogo dello spirito ad essere il luogo per eccellenza alternativo al mare. Buona tavola, qui puoi mangiare veramente una pizza straordinaria, la paposcia, che è un qualche cosa veramente di unico, e abbinarlo per esempio a un buon vino, a un olio extravergine d'oliva di qualità. Abbiamo un olio eccezionale sotto tutti i punti di vista. Però questo non basta, bisogna offrire degli eventi. Gli eventi culturali oggi si sono fermati, ma non sono chiaramente stati cancellati, perché Vico continua a proporre eventi culturali, sia durante l'estate ma anche durante tutto l'anno. Citavo San Valentino, la famosissima festa, citavo il Venerdì Santo, ma ci sono anche altre manifestazioni che sono comunque legate ad un turismo, se vogliamo, destagionalizzato. E poi parlavi di mancanza. In realtà quello che è mancato, oltre alla fortuna di non aver avuto, ecco, nel momento giusto una classe dirigente capace di poter dare magari anche un assetto organizzativo, io credo che è mancata la risorsa umana. Noi abbiamo pagato un prezzo altissimo. I giovani, i grandi professionisti che danno lustro in ogni parte d'Italia, sono andati via. Hanno dovuto fare una scelta. E la scelta, purtroppo, tra l'amore per la propria terra e la carriera che poteva diventare e poteva svilupparsi chiaramente nella maniera giusta, che doveva poi in realtà compensare tutti gli studi, tutti i sacrifici fatti, la scelta è stata, poteva non essere quella di andare via. E quindi questa mancanza di risorsa umana ha pesato moltissimo. E io non parlo solo di Vico del Gargano, io parlo proprio del comprensorio. Tutto il del territorio. Gargano. Il Gargano paga questo scotto altissimo. E quelli che sono rimasti, i giovani, hanno veramente fatto fatica e con grande, grande sacrificio sono riusciti a mantenere, lavorando anche in situazioni poco agevoli. Molte volte, quando parlo di disagio a livello di trasporti, di viabilità, faccio un ragionamento semplice. Per andare a Monte Sant'Angelo occorre un'ora di macchina, in una strada che è scomoda, impossibile. Eppure abbiamo un santuario, abbiamo un posto riconosciuto da papi, santi, abbiamo
dei monasteri incredibili, dei conventi, a Vico ne abbiamo due, siamo vicini a San Giovanni Rotondo, dove c'è il santo del secolo. Quindi se facciamo un'analisi in termini geografici, di opportunità, noi abbiamo tutte le carte in regola per sostituire il turismo estivo con quello religioso, spirituale, esatto, culturale. Esatto. Vico è io ritengo che Vico, da un punto di vista geografico e non solo, ma anche proprio come tradizione, come storia, noi abbiamo delle chiese, parlavo prima di 12 chiese. In una di queste, nella chiesa del Purgatorio, tra l'altro l'Accademia importantissima. L'Accademia delle Citati. Noi abbiamo avuto dei personaggi come padre Michelangelo Manicone, un naturalista che con la sua fisica Appula ha anticipato il mondo ambientalista, cioè è stato un precursore, eppure non gli diamo la giusta importanza. Abbiamo avuto anche personaggi che veramente hanno fatto la storia della religione. Abbiamo avuto dei vescovi, degli arcivescovi. Ecco, Vico del Gargano, secondo me, ha ancora la possibilità di dire la sua da un punto di vista turistico-religioso, perché le potenzialità inespresse sono dietro l'angolo. C'è qualcuno che sicuramente ha capito cosa fare, ma probabilmente c'è bisogno di un po' di coraggio, di un po' di fiducia, di quella spinta. E speriamo allora che lo spirito degli eccitati possa diffondersi e dare questo scatto, questa curiosità, questo interesse maggiore per poter portare a dei risultati evidenti. Io cito sempre il mio maestro, il professor Filippo Fiorentino, che purtroppo è venuto a mancare troppo prematuramente. Lui ha iniziato un percorso che partiva dall'archeologia e quindi dava un senso con lo studio del passato, con lo studio di quello che è stato il nostro territorio nell'antichità. Noi abbiamo due bellissimi siti, uno a Montepucci e l'altro vicino Monte Tabor. Però, ecco, Filippo diceva sempre, noi dobbiamo fare sistema. Lui parlava, e io continuo sempre a pensare che questa sua idea è un po' la chiave di svolta, potrebbe essere la chiave di svolta per lo sviluppo di questo territorio, lui parlava di città Gargano. Ecco, io vedo, lo sento, vedo Vico del Gargano, la capitale di questa città Gargano, da traino verso queste altre realtà, i nostri cugini, vedo Ischitella, Rodi, Peschici, Vieste, anche se è una realtà diversa, diciamo, rispetto alla nostra, ma vedo questa potenzialità inespressa, ma che potrebbe, ecco, riprendendo queste idee all'epoca magari viste anche con un po' di sospetto, riprendere piano piano e farci riprendere quella strada che già nel 1700 gli eccitati avevano iniziato a solcare, a tracciare, a disegnare. E Filippo mi diceva sempre, ricordati che ogni uomo lascia un segno. C'è chi lo lascia con la matita, chi con la penna e chi con il pennarello. Ecco, tocca a te capire il significato di questo ragionamento. E io, che ero all'inizio, perché facevamo il Gargano Nuovo, questo mensile storico, così anche importante, iniziato con Ida Detta, diciamo con Ivocino, era un periodico, l'unico forse, che l'unica voce, perché prima mi avevi chiesto il discorso del giornale, l'importanza di un giornale in un territorio, in un luogo. Il giornale è la voce. Senza un giornale hai praticamente tolto la possibilità alla gente di parlare. È vero, oggi ci sono i social, però attenzione. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. I social hanno solamente amplificato. Ma che cosa hanno amplificato? Hanno amplificato un rumore. Quello che a noi serve non è il rumore, ma è l'approfondimento. I contenuti. Esatto. Noi dobbiamo approfondire. Perché esiste ancora il giornale quotidiano? La notizia è vecchia, ma senza il quotidiano non ho la possibilità di approfondire. Di capirla. Non riesco, perché è talmente veloce l'immagine che mi arriva in televisione come titolo o che sento
alla radio o che vedo su internet, che finisce lì. Dopo 3 secondi me ne arriva un'altra. Quindi il giornale come strumento di approfondimento, il paese con un giornale locale può dare voce a chi non ce l'ha e cercare, ecco, un confronto, un dibattito, un dialogo che fa crescere, non impoverisce, fa crescere. Ricapitolando, la mancanza di risorsa umana e la sfortuna magari di non aver avuto una classe dirigente nel momento giusto, con delle strategie e delle scelte giuste, hanno fatto sì che oggi dobbiamo rincorrere. Non siamo in discesa, siamo in salita, ma sono convinto che dopo questa, io chiamo questo pandemonio, ci sarà la possibilità di risalire. E sarà una risalita non lenta, ma al passo con quello che succederà in tutta Europa. Perché non dimentichiamo che se Filippo Fiorentino aveva un'idea di città Gargano, noi dobbiamo coltivare l'idea di cittadini europei, perché altrimenti ci ritroveremo sempre a discutere di quanto è importante un paese che ha vaccinato 10 milioni di persone in una settimana, dico una settimana, ma sto dicendo dei numeri provocatori, e poi invece ci dobbiamo preoccupare di un paese dove i giornali sono in grado di far bloccare un vaccino che oggi è riconosciuto all'unanimità quasi il più sicuro di tutti. Ecco, questo dobbiamo evitare. Sempre più cittadini del mondo, quindi, con una visione più giovane e moderna. Accanto alla tradizione si devono affiancare nuovi modi di fare impresa, come ci racconta Giuseppe Pizzicato. Pizzicato, a Vico del Gargano è un punto di riferimento importante, un punto di passaggio. Da questa postazione avete un po' il polso di quello che accade, di come cambia il territorio. Da 10 anni, tra l'altro, non solo bar, pasticceria, ma anche ricettività del B&B. Che tipo di cambiamento c'è stato in questo periodo? Beh, sicuramente negli ultimi 10 anni sono stati gli anni in cui le aperture, il raggio d'azione del territorio gargano è cresciuto in maniera esponenziale. Nel senso, la nicchia di riferimento 10 anni fa era un mercato tedesco, comunque un mercato nord europeo, e un mercato italiano. Poi gli altri riferimenti di turismo erano mosche bianche, quindi anche il semplice americano a Zonzo era un'esperienza da ricordare, insomma. Però negli ultimi 10 anni il target si è notevolmente ampliato, quindi ora abbiamo Nord Europa, tipo scandinavi, che frequentano moltissimo il Gargano, idem per quello che concerne altre regioni della comunità europea, e anche clientela sudamericana e americana, canadesi molti anche. Un turismo che non è soltanto quello balneare del periodo estivo, ma un turismo che è cambiato. Che Beh, penso che sia totalmente al di fuori del concetto di balneare, quindi se il territorio non riesce a proporsi come alternativa di turismo al non balneare, lo fa il turista, che sceglie una località, si crea la sua vacanza al di fuori del classico prodotto mare o prodotto spiaggia, insomma, anche perché raramente mi è successo di vedere un americano in spiaggia nel nostro territorio, magari a caccia di orchidee, se io non sapevo si potesse fare, l'ho imparato grazie a loro. La ricettività, quindi il B&B, che cos'altro ha aggiunto, che cosa ha dato come esperienza? Beh, sicuramente mi appoggio alla tua conclusione, l'esperienza, c'è un legame fortissimo con quello che è la proposta territoriale, perché la nota dolente del territorio, una delle più importanti a mio avviso, è la mancanza di comunicazione e di network di cui si parla da una vita, quindi l'incapacità di mettere a sistema e di proporre in maniera fluida le proposte, offerte e servizi del territorio. Quindi noi ci siamo proposti nel nostro piccolo, selezionando dei piccoli brand, dei piccoli produttori, piccoli commercianti del turismo, e abbiamo proposto tutti insieme nella nostra esperienza di soggiorno nel Pizzicato B&B, sempre volta ad una chiave assolutamente esperienziale, quindi che ne so, il corso di orecchiette, scopriamo il caciocavallo, impariamo a farlo, visitiamo l'area in cui sorgono le orchidee che tanto amano gli australiani, fanno 48 ore di volo per raggiungerle, ma noi non sappiamo nemmeno di averle. È
è un limite questo, la mancanza anche di conoscenza stessa del territorio? Beh, per sì, chi perché ci vive io ne sono vittima di questa esperienza, nel senso ho comprato da poco una mountain bike ma non so dove andarci, non so con chi iniziare questa esperienza, nonostante un gran desiderio è deviarmi nell'itinerario della foresta umbra, però non li conosco, non è possibile reperire informazioni in sito. Eppure siamo all'interno del Parco Nazionale del Gargano. Sono 6 chilometri da quello che è il mio limite per uscire in bici, quindi mi appoggio a degli amici che l'hanno già fatto, che l'hanno conosciuto grazie ad esperienze di altri, però se parliamo di un visitatore assolutamente neutrale nei riguardi del territorio, meglio, pieno di buona volontà, però difficilmente poi riesce a trasformare questo desiderio in un'esperienza, almeno che non si rivolge a delle app che non hanno nulla a che fare con il territorio. Faccio un esempio di Strava, cioè non è un'app che fa soldi sul nostro territorio e non rimangono nel nostro territorio, sicuramente crea esperienze nel nostro territorio, quindi già l'applauso va fatto, però potrebbe farlo tranquillamente un'istituzione locale o provinciale o regionale. Sono i giovani a risentire maggiormente di questo periodo di immobilismo in cui sembra si sia fermato questo luogo? Ma secondo me i giovani in questo momento hanno cavalcato l'onda del menefreghismo, nel senso già precedentemente c'era abbastanza apatia. Questo ha semplicemente dato una giustificazione per il menefreghismo, quindi se io mi disinteresso ho anche una motivazione. Speriamo che la caduta sia catarsi tra poco, quindi insomma nella fine ci sia una rinascita o un rinnovamento, non lo so, cioè non mi sento più giovane, mi sento più maturo del concetto di giovane che ho in testa, quindi guardando e giudicando loro, ma in maniera buonaria, spero sia così. Eppure ci sono giovani che scelgono di fare impresa sul territorio, scelgono di restare e contribuiscono a valorizzare con occupazione, ricerca e sviluppo la propria terra, come ha fatto Alessandro. Siamo a San Menaio, pochissimi chilometri da Vico del Gargano, in uno dei 3 soli laboratori di Puglia che producono integratori alimentari, con Alessandro, 32 anni, sei giovanissimo. Un esempio del fatto che si può fare impresa rimanendo sul territorio? Certo, noi come team, come le ho detto, proveniamo da Bergamo, la GESP è un'azienda del bergamasco, però poi varie vicissitudini, abbiamo deciso di fare una produzione interna e io ho deciso di farla a casa. Io sono di Vico del Gargano e quindi l'abbiamo fatta qui, l'abbiamo creata qui. La scelta è stata quella di ritornare nel territorio di origine, sì, per fare questa esperienza anche innovativa, come dicevamo è uno dei 3 in Puglia, quindi una produzione particolare di nicchia e di farla in casa. Sì, assolutamente, anche perché a me hanno sempre affascinato le sfide, quindi perché non farla a casa, visto che anche qui ci sono tutte le possibilità di poterlo fare. Questo laboratorio è un'opportunità di lavoro anche per delle persone del territorio, perché qui avete dei dipendenti che sono di Vico, sono del territorio. Sì, assolutamente sì, infatti siamo partiti con 2 ragazzi appena abbiamo aperto e adesso contiamo 6 unità qui sul territorio. Cioè, che cosa fa la GESP in questo laboratorio? Qui c'è la vera produzione industriale di un integratore alimentare. Che poi viene commercializzato? Commercializzato dai nostri clienti che sono case farmaceutiche o anche su internet adesso con Amazon. C'è un grande incremento di produttori, di integratori alimentari, perché c'è sempre una maggiore attenzione a quello che è il benessere fisico. Sì, assolutamente. Poi l'integratore alimentare è, diciamo, il prodotto che aiuta, che non ha controindicazioni e che dà comunque dei benefici. Perché una produzione così di nicchia? Nel senso, perché un mercato così ristretto? È un mercato così ristretto perché, oddio, in Italia è ristretto, perché si conosce poco ancora il mondo degli integratori alimentari. Però adesso, se prima si vendevano solo nel mercato erboristico, adesso anche i dottori fanno prescrizione di integratori alimentari.
La scelta di rimanere sul territorio è stata, mi sembra, vincente. Ci sono state però delle difficoltà che hai incontrato qui? Beh, l'unica difficoltà un po' è sui trasporti, perché qui anche sul Gargano siamo un po' tenuti fuori dal resto dell'Italia, però non ci lamentiamo. Voi siete qui, siete presenti dal 2017. Qui al territorio, quindi sì. Quindi festeggiate il quinto anno di attività. Che futuro intravedi? Ma io spero di crescere ancora di più e soprattutto di poter dar lavoro anche ad altra gente del territorio. Essendo un mercato in crescita, c'è bisogno di risorse umane, anche per la produzione, non solo di macchine.